I movimenti che abbiamo provato a fare nella farina possiamo farli sulla carta, dapprima su un foglio A4 grande, poi sulla striscia piccola. La striscia piccola si ottiene semplicemente piegando a metà il foglio e tagliandolo. Così si ottengono due strisce, ma volendo, se usate la matita anziché il pennarello, si può utilizzare anche dietro, così non sprechiamo troppa carta. Allora, il movimento è lo stesso che abbiamo fatto nella farina, per cui dopo che avremo disegnato i nostri puntini sul foglio, prenderemo, ecco qua, così si vede meglio, e faremo gli stessi movimenti. Oh, su e giù attorno ai pallini. E lo rifacciamo altre volte, ripassando semplicemente sulla striscia che abbiamo fatto, oppure se non ci è venuta tanto bene, perfezioniamo. Quindi potremmo andare anche più su e più giù. Ok? Va bene? La stessa cosa si può fare andando, allora, facendola verso il basso. Quindi partendo, andando giù, salendo, giù e via. E ripeto. Tac, su e giù. Ok? Poi ci possiamo sbizzarrire, l'importante è che noi ci esercitiamo a fare questo movimento ondulatorio, ok?